fino adesso il mio approccio alla società è stato molto indiretto, perché mi sono avvalso delle informazioni riportate da miei vecchi collaboratori nell'altra esperienza che ho avuto fino all'anno scorso, e quindi tanto che sono poi di Arezzo. L'unica informazione, anche se il presidente è di Roma, abbiamo molti amici in comune e ho avuto qualche informazione. So quello che ha fatto il presidente per la società, per Arezzo Calcio, quindi ho una grandissima stima del presidente, a tal punto da potermi anche come eventualmente supporto, quindi magari te come altro socio, quindi altro finanziatore della società, per affiancare il presidente e comunque garantirgli un'uscita di scena nel senso buono, cioè per permettergli di completare al meglio il ciclo che lo ha visto protagonista in una piazza come Arezzo. No, non ci conosciamo ancora, non ho avuto ancora l'opportunità e l'occasione per incontrarlo, e pensavo di farlo quanto prima, però visto che il mio nome è stato accostato ad altri loschi personaggi di cronaca, eccetera, pensavo che la cosa più opportuna fosse una presentazione ufficiale da parte di un amico comune, di qualche amico comune, visto che ne abbiamo molti, e che mi desse il giusto il giusto peso, perché altrimenti, ripeto, c'è stato qualche giornalista che si è permesso di associarmi a dei nomi improponibili, ad un nome improponibile, quindi mi sembra doveroso, visto che io amo la concretezza e non le chiacchiere, presentarmi nel momento opportuno e nell'occasione migliore. Ma quindi ci sarà un contatto con Ferretti nei prossimi giorni? Io nel frattempo ho contattato direttamente delle persone che già conoscevo, che comunque mi dovrebbero conoscere la mia professionalità o comunque la mia concretezza in ambito lavorativo, e ho contattato quindi già le due persone che hanno lavorato con me, che sono, ripeto, di Arezzo, più ho contattato anche il sindaco, che è una persona che avevo incontrato già molti anni fa, quando lui era assessore comunale con il sindaco Lucarini, perché la mia prima società è quella che ha realizzato le infrastrutture telematiche per conto di Telecom, Vodafone e H3G in tutta l'area, compresa Arezzo. Quindi io ho avuto, per motivi di lavoro personali, ho avuto modo di contattarli. Adesso so che il sindaco è stato nei giorni scorsi fuori a Bruxelles per impegni istituzionali, so che rientrava fine settimana, quindi oggi dovrebbe essere lì, e aspettavo di sentirlo per vedere, magari di concordare un incontro con lui anche. Insomma, so che c'erano degli incontri e delle trattative in corso con Di Matteo, non volevo assolutamente frappormi né per penalizzare il presidente né per penalizzare la società, nel caso in cui Di Matteo avesse manifestato un interesse molto più concreto, ovviamente che potesse risolvere il problema alla società, io sono stato in finestra a guardare e ad aspettare. Una cosa che ci tengo a dire assolutamente è che il primo screening che si deve fare per quando si vende una società, quando passa di mano una società, soprattutto di calcio, oggi come oggi, avendo visto tutto quello che c'è in giro e le esperienze che mi sono fatto, io vi posso dire che la cosa fondamentale è mai arrivare addosso delle scadenze. Per comprare una società e quindi fare dei passaggi, non si fanno le cose di fretta, si valutano, si vede anche la risposta del territorio, si vede la risposta degli imprenditori locali, perché oggi il calcio, questa è una mia dichiarazione che ho rilasciato al giornale a luglio quando mi fece un'intervista, parlando appunto di calcio e anche dell'ancora calcio, oggi il calcio è quanto mai legato al territorio e agli imprenditori locali.